Bentornati sul mio canale. Oggi è capitata una cosa un po' buffa. Sono uscita a fare il giardino e la scorta si è cominciata a volare. Allora ho detto, bisogna trovare una soluzione. Ho pensato, perché non creare un portarotoli per la scorta in casa con pochi ingredienti di riciclo? Il materiale corrente sarà un vecchio CD come questo. Un tubo, questo tubicino è il materiale di riciclo che potete trovare all'interno quando vi finisce la carta stagnola, la carta forno, uno di quei rotoli per la cucina. Poi ci serviranno dei pezzi di stoffa, tipo questo pezzo di stoffa in jeans che io ho recuperato da un pantalone, poi un coltello, un tagliere e la nostra colla a caldo. Per prima cosa prendiamo il nostro rotolo di Scottex e lo appoggiamo sul nostro CD. Se non abbiamo un CD possiamo ricavare la stessa forma appunto rotonda o con un cartoncino aiutandoci da un piattino da caffè o da tazza. Quindi adagiamo la nostra Scottex e prendiamo il nostro rotolo. Ecco, noi dobbiamo cercare di tagliare almeno 2 cm in maniera tale da avere il resto del tubicino che fuoriesca leggermente. Quindi prendiamo il nostro rotolo e cominciamo a tagliare all'incirca 2 cm dalla fine con un coltello o con un taglierino. Una volta tagliato appunto il nostro tubicino lo mettiamo al lato. Ora cerchiamo di decorare il nostro CD con la stoffa di recupero che abbiamo in casa. Può essere di un tovagliolo, qualsiasi cosa voi avete di riciclo. Allora, io avevo questo vecchio CD con la colla a caldo, cominciamo a mettere un punto di colla su tutto il CD in maniera così grossolana. Prendiamo il nostro CD, questa è appunto la parte dritta, quindi sul retro del nostro pezzo di stoffa. Uno, e cominciamo a tagliare. Cerchiamo di rifilare. Io lo taglio, gli lascio sempre un 5 mm, un bordo, così un pochettino si veda sotto al nostro rotolo di Scottex. Ecco qua. Facciamo la stessa cosa con quest'altro pezzo di stoffa, sempre al contrario. Prendiamo la nostra colla. Se non avete la colla a caldo va benissimo anche la colla vinilica. Tiriamo, ok, e incolliamo. Aspettiamo che faccia presa. Lo giriamo e tagliamo quindi ogni bordo. Prendiamo così e seguiamo lo stesso bordo che avevamo per il CD precedente. Allora, una volta finito il nostro CD, non deve essere perfetto, perché comunque poi si sfilaccerà e questo effetto è molto carino e naturale. Allora, prendiamo la nostra colla e cerchiamo di incollare un attimino questi pezzi che sono rimasti, la stoffa che è rimasta un po' staccata dal CD. E cominciamo a chiuderlo. Ok, prendiamo quest'altro lato e chiudiamo. Una volta completato il nostro cerchio, quando l'abbiamo appunto decorato, prendiamo il nostro rotolo e dobbiamo attaccarlo sopra. Il problema era attaccare appunto questo rotolo di carta sopra la stoffa, sarebbe stato difficoltoso. Allora ho pensato di prendere dei tappi, questi sono dei tappi del latte, quindi sempre di riciclo, di plastica, e metterli qui sul fondo. Vanno esattamente nel rotolo, ecco qua, sia da un lato che dall'altro, così facciamo la chiusura. Una volta fatta questa operazione, mettiamo della colla qui sopra e quindi aderisce perfettamente. Per trovare il centro del nostro cerchio basta creare con un gesso un punto centrale. Nel CD appunto c'è un buco, in corrispondenza cominciamo quindi a mettere della colla a caldo abbondante. Ecco qua.
prendiamo il nostro tubo e facciamo presa. Contiamo almeno fino a 10, giusto finché prenda. Il nostro portarotolo per la Scotex è completo. È semplice, però è molto pratico per poter utilizzare così in giardino questa nostra creazione. Oggi abbiamo concluso, se vi è piaciuta la nostra attività metteteci un like, iscrivetevi al nostro canale per rimanere aggiornati sui nostri tutorial. Ciao, alla prossima!